Buongiorno, buon pomeriggio, buon è sera, sono più o meno le 5 e mezza e mi è arrivato mo ora, mo anzi, mo poc'anzi, un enorme pacco da aprire, che devo ancora proprio aprirlo proprio da parte di Silvia. Grazie Silvia, già mi aveva mandato due pacchi, se vi ricordate, un mese fa più o meno, e me ne ha mandato un altro. E l'apro, non so se c'è dentro roba anche per te, adesso andiamo a vedere. Mi sa di sì, perché qua che annusa il pacco come un matto, forse ha sentito qualche odore strano. L'apro, se più qualche cane non gli ha pisciato sul pacco, perché qua i corrieri magari l'ha lasciato lì e qualche cane gli ha pisciato sopra, ma non penso. Ecco, andiamo ad aprire sto mega che l'ho aperto e già cominciamo male. L'ho aperto dalla parte rovescia, fermi lì. Ecco, così si apre il pacco. Ok, l'avevo aperto dalla parte rovescia. Quanta roba c'è dentro! Ma lei è sempre matta, mi manda un casino di roba. Guarda il lapo, è lì che annusa come un matto, non so se lo vedete. Allora, cominciamo, mettetevi comodi perché non so quanto durerà sto video perché è pieno di roba. Allora, intanto cominciamo con una calza. Questa però è del cane, mi sa, perché c'ha su la zampetta e i fiocchi di neve. Sì, ma grazie, ma quanto mi sono comode queste, grazie da morire. Queste qua sono stracomode, sono le salviette umide per l'apo, sono stracomode queste, stracomode, specialmente per quando lo porto fuori. Ecco perché aveva sentito l'odore. Allora, picnic, friskies e i dental stick. Ecco, cos'è che gli diamo? Dai, gli diamo un picnic qua. Guarda cosa ti ha regalato la Silvia. Guarda cosa ti ha regalato. Di grazie, Silvia. Figuriamoci, gliene frega niente a lui, basta mangiare e bere. E non gliene frega niente. Grazie, grazie, grazie. Le salviette, poi guarda, me le metto già qua sotto, comode, e questa la tengo perché è bellissima. Oddio, che preziosa, bella. Bella. Allora, poi continuiamo. 2000, un pensiero simpatico. Oh, no, vabbè. No, questo è per quando farò un pensiero simpatico. Questo è per quando farò l'ultimo dell'anno insieme a voi, che magari sicuramente farò una live. Ecco, e questi saranno proprio. E questi saranno. Saranno giusti, giusti per far l'ultimo dell'anno. Ecco, e questi li conserviamo per l'ultimo dell'anno. Ecco qua. Allora, andiamo avanti. Non so da dove, perché c'è tanta di quella roba qua. Questo, allora, cos'è sta? Cappello con luce e musica per Giovanni. Oh signor, ma lo apro io. Con luce e musica. No, vabbè, ma io non ho. Beh, ma questo è comodo. Questo è. Ma la musica, un cazzo è? Ah, qua. Ma non so come funziona. No, ma che figata, ma fa una luce tremenda sto qua. Cioè, sto qua lo metto io, altro che Giovanni, quando vado giù la sera. Ma anche qua c'è una. Quando vado giù la sera con l'apo. Dov'è? Quando vado giù la sera con l'apo. Aspettate che vediamo se viene Giovanni, lo chiamo, perché pensai forse per cani? È per te questo? Cos'è?
Io qua me la cerca. Si sa se vengono i ladri qua a Pia e mi vede questo qua. Cappello con luce e musica, ma non capisco dov'è la musica. Sì, difatti già sono venuti i ladri qua dietro casa, no? Con la pila, l'han visti. Va No, c'è dietro. musica, ti colleghi col Bluetooth, penso. Ah sì, beh, ma c'è dentro qua, c'è anche il cavo. Che figo. Ah, puoi attaccare il Bluetooth e ascoltare la musica col cappello. Ah, ma che figata! Vedi, vede qua il cavo. Ah, ecco! Figo. Bello! Potrei Dopo provarlo. vai di là a provarlo, ecco, chiudimi là. E il cavo qua? Non so. Grazie! Se c'è qualcos'altro, ti chiamo. Metti. Tira. Faccio fare un colo per cercare. Ma no. Ah, da un governo. Ah, tienitelo. Che cavolo questo qui è? Mettimi al collo, buon Natale, Lapo. Oh. Io ho fatto prendere paura quando perché ho chiuso e ho chiamato Giovanni, vieni, è corso qua. Pensava che stesse male il lapo. No, vabbè. Lapo, vieni, figurati se lo fa mettere. Vieni, mettiamo questo. No, non lo vuoi? No, non lo vuoi. Lo attacchiamo da qualche parte, figuriamoci se lo fa mettere, però lo potrei attaccare al guinzaglio, lo potrei attaccare. Potrei attaccare al guinzaglio. Giovanni, sì, me lo metto per andare dietro col cane, così mi arrestano perché sono arrivati, sono giorni che sono i ladri qua nel paese. Stanno girando dappertutto, vengono giù dai boschi dietro qua, perché dietro qua ci sono i boschi, la strada. Lasciano la macchina su in cima, vengono giù per il bosco ieri hanno fatto fuori le case qua dietro in cima dove vi ho fatto vedere che vado in cima alla salita. Ecco, in cima alla salita, lì ci sono un po' di casette, ecco, e dietro c'è il bosco e la strada. Perciò sono venuti giù e ieri l'hanno beccati, una l'ha beccata nel giardino con la pila che cercavano di entrare. Un pelo, ecco. Perciò ha detto Giovanni: sì, ci mancherebbe che mo che sono arrivati i ladri mi vedono col cappello con la luce. Con la luce. Allora, e questo, anche questi stracomodi. Ne ho perché me li sono comprata da poco, però sono comodissimi perché per fa quando si va in giro mai andare senza. Perché ho un altro guinzaglio e questo com'è? Ma dai! E io sto usando il tuo, sto usando il tuo, quello bianco che fa luce, solamente che purtroppo è caduto per terra e non va più la luce. Non va, però sto usando il tuo, guinzaglio, quello che mi avevi regalato. Adesso ne ho un altro. E questo com'è? Ma come funziona questo? Ah, che figata! Ah, no, dai, ma vendono sta roba qua. E qua, e come funziona? Ah, c'ha la luce pure questo. Devo vedere come funziona dopo. Ho capito, va, che figata! Andranno le pile dentro sicuramente. Qua mi sa che sì, qua vanno le pile. Ah, vedi, mi è comodo, allora lo cambio. Perché quello bianco che mi ha regalato e mi è caduto per terra 2 o 3 volte, la luce non va più. Ecco, questo c'ha il coso qua per i sacchetti che c'ho. Io di solito me l'attacco qua, me li leggo qua 2 o 3 sacchetti e ce li ho sempre lì. Qua c'è il rotolo con i sacchetti da portare sempre dietro e qua c'ha la luce. Comodissimo. Ma che figata! No, vabbè. Mi compra sempre belle robe, lei non so dove le prenda queste robe qua. 30, per 35 kg, beh dai, il mio è 10-12 kg pesa l'apo, perciò. Lo cambio, dopo gli devo mettere le pile perché con la luce era molto comodo, specialmente di sera. Ok, quando io vado qua dietro, il telefono lascio sempre a casa e quando fa la cacca,
Cioè, devo star lì veramente a guardare dove la fa per tirarla su, perché è buio e non vedo mai dove la fa, capito? Ecco, è quello il problema, perché con la luce andavo bene. Porta occhiali, porta occhiali, andiamo a vedere cos'è questo, il polistirolo intanto, che io conservo perché poi queste cosine qua me le metto via per quando vado via. Un cagnolino. È la mignotta del fratello, cioè è la mignotta dell'altro che mi aveva regalato quello che adoro. Mamma, quello porta quello che è così con gli occhialini. È il fratello questo. Ah, qua lo metti il telefono. Mamma, che bellino. Praticamente dov'è il telefono? Vabbè, mo c'ho il portatelefono qua, ma lo metti qua. Qua così lo metti il telefono. No, vabbè, ma che bello. Io ho il papà o la mamma di questo. Vi ricordate che me l'ha regalato quello con il vassoietto davanti agli occhialini che adoro. Ecco, e questo lo metterò via perché lo metterò vicino all'altro. Perché io ho messo via tutto, eh. Ho messo via tutto e lo metterò vicino all'altro. Perciò, com'era dentro adesso? Così. Lo mettiamo qua già dentro che non si rovini e io lo metto già dentro. Ecco qua. Hola. Porta occhiali. Ok. Poi c'è furin furin. Ecco, questi sono comodi. Sacchetti con chiusura lampo. Servono. Guarda, te non sai quanto. Perché io non l'ho trovati. Ho detto quando l'avrò finiti li ordino su Amazon. Perché qua in cooperativa non ci sono. L'avevo ordinati, ma non me l'hanno portati. Ma mi hanno detto che non ci sono. Boh, vabbè. E sono stracomodi questi qua. Perché io li uso anche perché non è che li uso e li butto, eh. Cioè io li uso, poi li lavo e li asciugo e li riuso. Perché è un peccato usarli e buttarli. Ma io li uso tantissimo questi affari qua, tanto sono comodi, comodi, comodi. Grazie. Poi questo qua è allora, aspettate che apriamo qua. Per Giovanni questo è. Ah, pensavo era per me. Ma perché io faccio finta che è per me? Non è uguale. Se faccio finta che è per me non è uguale. È perché mi servirebbero. No, ce le ho però. Sono le auricolari. Aspettate, mo lo richiamo. L'ho chiamato, vediamo se arriva. Poi, proietto. Un altro regalo. Hai bisogno, hai voi mal di schiena che ho. Ope, sì, ce la fai? E questo là, no, perché l'altro proiettore che non mi ricordo se è stato a te a regalarmelo cosa, me l'ha preso lui. Il proiettore è un, sì, il proiettore quello. E questo è un altro proiettore fatto ad uovo. Ma com'è fatto questo qua? Questo non me lo freghi però, eh. Ma questo è più bello. Ma che c'entra? No, vabbè, ma come funziona questo? Cioè, è tipo un uovo, ma che figata. Cioè, è tipo un uovo che si leva, ma secondo me c'è pure la musica questo. È tipo un uovo e c'ha la sua, il telecomando e la sua porta uovo qua. Ma che figata, grazie mille, ha detto. Ma che figata, tipo un uovo, così che fa il proiettore con le luci. Ma questo è da provare, però sarà scarico sicuramente. Dov'è che ha l'interruttore qua per accendere? Com'è che funziona qua? Ah, qua. Scarico. Perché va attaccato con va attaccato con bisogna caricarlo con questo qua.
comunque proiettore con lettore musicale per Francesca. No, col cazzo, barra Giovanni, già si è fregato l'altro. Che bello. Ah, c'era verde, bianco, rosso. Bellissimo. Già l'altro è bellissimo, perché quando l'accende la sera vedi tutto rosso. Ecco, è bellissimo. Grazie, ma che bei pensieri. Aspetta che mettiamo via anche questo, perché questo lo faccio sparire, perché quello là me lo frega. Col cazzo che mi frega anche questo. Io c'ho tanta di quella roba per quando. L'unica roba che mi manca è la casa. Perché c'ho tanta di quella roba bella da mettere, nuova. Però mi manca la casa. C'ho tutto, ma mi manca la casa. Non è che me la potete spedire, no. Mi sa di no. Allora, andiamo avanti. Lampada interna a fiamma LED, già inserite le pile. Allora, ma a me piace, a me tutte queste cosine, ragazzi, cioè, ci vado a nozze, perché su queste cose qua io adoro queste cose qua. A me piacciono queste cose qua. Vediamo, e dov'è la luce? C'è il legno. Allora, la luce. Cioè, dov'è che si accende sto affare qua? Dov'è? Ah, qua. Ah, no, ma. Oh, aspettate che vi spengo, lo faccio vedere così. No, vabbè, guardate la. No, Dio mio, ma dove le trovi ste robe? E fa un'altra, aspetta perché ci sono due. Dov'è che è l'affare adesso che non lo trovo più? No, no, devo accendere qua perché io non ci vedo. Dov'è? Dov'è che era l'affare per farlo andare? Oh, signor. Ma dai, ma veramente? Ma da dov'è che l'ho acceso che non lo trovo più? Ma qua no. Qua no, qua no e qua no, qua no, qua no e qua no, ma veramente fate? Ah, qua. Aspettate uguale o è? Ah no, mi sa che è uguale da una parte o dall'altra. Però guardate l'atmosfera, avere un bel salotto, anche in camera, e attaccarlo, guardate che meraviglia. Cioè, l'atmosfera è una roba magnifica di questo, eh. Non scalda, però attaccarlo o metterlo in cima al mobile, meraviglioso. Bellissimo, cioè giuro, non è che lo faccio perché me l'ha regalato, no? No, perché proprio a me queste cose qua, cioè, a me piacciono da morire, giuro, queste cose qua, ma veramente mi piacciono. Ecco. Poi ormai avete imparato a conoscermi, no? Ecco, e mettiamo via anche questo. Ecco, bello. Allora, ok, qua non serve, vabbè, c'è il libretto, ma non serve, dai, questo libretto. Poi un'altra cosa, questa è cartoline, cartoline natalizie musicali, io c'ho quelle dell'altra volta, belle, che una la devo usare, anzi due. Ne devo usare per mettere nel pacco, nei due pacchi che sto. Ah, sono quelle che si aprono come l'altra volta. No, vabbè, dov'è che si accendono che non mi ricordo? C'era l'affare da tirare per accenderle. Non mi ricordo dov'è il picciuni. C'è un ciccio da tirare, no? So che c'era un ciccio da tirare e tirando quel ciccio lì funzionava tutto quanto. Però non mi ricordo dov'era st'affare da tirare. Dov'è che l'hanno messo? Lì non c'è, lì non c'è, lì neanche.
Non mi ricordo. E so che era anche grande sto ciccio qua da tirare, eh. Però no, ma dai, ma io lo devo trovare. Ma come funziona? No, c'è un affare, perché davanti alla pila c'è sta affare qua e tirandolo via funziona. Però non lo vedo. Lo vedete voi? E io non vedo l'altro. C'era una cartina tipo trasparente da tirare. C'era. Che stavolta mi sa che non c'è però. No. No, no. Non c'è. Qua non c'è. Qua non c'è. E qua non c'è. Ah, eccola! E che cazzo, sapevo. Adoro, adoro. No, vabbè. Com'è che fa a rifunzionare adesso? Non mi ricordo. C'è qualcosa da pigiare? Qualcosa? Che cazzo? Ma voglio risentire. Come funziona? Non me lo ricordo. Vabbè, dopo guardo. Comunque l'abbiamo visto. No, vabbè. Adoro, adoro e non dico altro. Dopo mettiamo via questo. No, questo non la regalo col cazzo, questa me la tengo. Poi questo qua, carillon di Natale e purè al led. Purè. Sempre a mangiare, penso io. Pensate voi come sto messa. C'ha la il telecomando anche qui. No, vabbè, che bello! Non ci credo. No. Praticamente questo fa la luce. Che bello. Questo fa la luce. Dov'è cazzo è che lo tacco io? Non c'ho niente adesso da attaccarlo, capito? Però sicuramente fa la. Ah, il carillon! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bell. Che bello. Non lo posso attaccare perché ci ho attaccata la lampada. Che bello, no, vabbè. Che bella roba. Bello, bello e bello. Bello, bello e bello. Allora, aspettate perché c'è anche questo. Contenitori per giocattoli. No, vabbè. Non lo apro neanche perché mi dispiace rovinarlo, aprirlo, perché anche questo me lo porto via. Questo qua è un affare di quelli che si alza. Sì, che poi puoi mettere giocattoli, puoi mettere anche altra roba, capito? Ma io guarda, c'ho qua la borsina. C'ho qua la borsina, ti dico la verità, guarda. Questa qua che è piena, che è quella di Giovanni quando andava all'asilo. Ecco, quando andava all'asilo, vedete, c'aveva il segno qua. Questa qua è di Giovanni, c'ha 30, 32 anni, c'ha questa, quasi 33. Ecco, è quella di quando andava all'asilo, che aveva dentro la bavaglina e la sua roba, ecco. E la uso appunto per mettere dentro tutte le palline di Lapo, altrimenti me la lascia in giro. E poi boh, il pollo, la polletta, non so dove sono, perché lui li nasconde. Ecco, comodissimo, però mi sa che lo userò anche per altra roba, non solo per quello. Grazie, grazie. Poi c'è una borsina, che è questa, che c'è dentro. Allora, no, vabbè, tu mi sa che hai visto il calendario dell'avvento, avevo vi visto che non c'era dentro l'orso, il pinguino, no, il pinguino, l'orso, è un orso,
Sì, il Teddy è un orso. Assomiglia un po' a un criceto, non criceto, assomiglia un po' a un coso, a un panda. No, è un'orsa questa, è un'orsa, non un orso, un'orsa perché c'è il fioco. C'è il fioco e guardate, c'è la cosa col cuoricino. Quella che volevo trovare dentro io nel calendario dell'avvento, che invece c'era solamente il cioccolatino. Bello, Teddy, bello, grazie. Poi, oh dai, ma questo è tipo quello della Befana. No, vabbè, Kinder. Che bello, mai vista io sta roba qua, ma cosa c'è dentro? Aspetta che apriamo perché sono curiosa io. Ah, ma dai, ci sono dentro quattro di questi cioccolatini qua e due ovetti. Ma dove vendono queste robe qua? Sarà perché io non vado in bottega, perché... Ma che bellino, poi ti resta scarpone, ti resta lo scarpone, poi... Dentro questi che darò a Giovanni, questi che darò a mia cognata, che a lei piacciono, perché perdonami che non li posso mangiare io, anche se volessi, che non fossi a dieta, non potrei perché delle noccioline sono intollerante e delle ciliegie sono proprio allergica, che crepo, ecco, perciò questi non li potrei proprio mangiare, però questi Giovanni ne va matto, gli piacciono, e questa piacciono molto a mia cognata, ecco, e perciò quando vengo su glieli metto via e glieli do a lei. Ah, ecco, vedi che hai pensato anche per me. Per me hai pensato, brava, brava, i Poké Coffee. Questi mi piacciono. Ecco. E anche qua mai sentita perché ho detto che le uniche cose che mi piacciono sono i marshmallow. I marshmallow e mi ha regalato i marshmallow. Uno ne mangio subito. Poi gli altri li metto via perché altrimenti... Anche perché a me piacciono. Però essendo troppo dolci, una volta mangiato uno barra due, a me nauseano subito. Però, mamma, ma sapete che non mangio un marshmallow? Sono anni. Ma non mi ricordo manco quando è stata l'ultima volta che ho mangiato un marshmallow, giuro. Perché non me li compro mai. Anche perché a me piacciono, però tendono a essere troppo dolci. Io ne mangio uno barra due e poi mi nauseano subito. Mi ricordano molto la mia infanzia, questi, quando ero piccola. Si andava al bar, li vendevano sciolti. C'erano solamente bianchi e rosa. E basta. Li chiudo dopo. Così c'erano quando ero piccola io. Però più piccoli. Erano tutti così bianchi e rosa, però più piccoli. Che poi cambiano i colori, ma il sapore è sempre uguale, eh. Il sapore è sempre uguale, non ti offenderai, però io ne tengo due o tre e gli altri li darò a mio nipote, che forse, se non nevica, domenica dovrebbero venire su. Per voi domani, per me dopodomani, perché sto registrando di venerdì, ma in teoria domenica dovrebbero venire su perché vanno a farsi un giro ai mercatini di Natale a Bolzano e poi tornando indietro si fermano, perciò... Dato che si fermano tanto, mio nipote ha già detto che non viene, perciò queste cosine qua gliele do per mio nipote, queste robe qua ne mangia, mamma mia, è magro come un chiodo. Mangia anche, mia cognata ha detto che mangia anche mezzo chilo di pasta, ma ha detto che l'altro giorno si è fatto, perché è bravissimo, si fa da mangiare, si fa tutto, anche perché mio fratello lavora, mia cognata lavora.
Ma ha detto che si è fatto mezzo chilo di pennette con tre scatolette di tonno, mezzo chilo, e le ha mangiate su direttamente dalla padella. Si è mangiato mezzo chilo di pasta con tutto il tonno. Ecco, cioè mangia, a parte che è nell'età dello sviluppo, c'ha cioè 17 anni, mangia come un porco, un po' di caramelle porcate, ed è magro come un chiodo. Un chiodo, un chiodo. Ecco, è alto, perché è alto 1,99 m, ormai è arrivato 1,99 m, mi ha detto mia cognata, l'hanno misurato perché fa pallavolo, basket, lì non mi ricordo cos'è, 1,99 per 50 di piede, c'ha il 50 di piede e 1,99 di altezza, magro come un chiodo, beato lui che può mangiare, ecco, perciò lui ne sarà molto felice. Non ti offendere, lo dico, ecco, che ne tengo due o tre, anche perché, cioè, mi piacciono, sì, però ne mangio due così, poi, cioè, mi nauseano subito, troppo dolci, capito? Ecco, e perciò piuttosto che diventano vecchi, so che almeno li mangia e lo faccio felice, vabbè, li mangia. E questo era tutto, anche troppo, direi. Quant'è? Mamma mia, mezz'ora di video, vabbè, non importa. Allora, grazie mille Silvia, grazie, 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 grazie. Mamma mia, ma quanto, ma veramente vedo che boh. Cioè, a me veramente rimango sbigottita. Ah, volevo fare un'altra, vedere un'altra cosa, dato che ci sono, perché mi è arrivato anche un altro regalino, che dato invece di fare un altro video, da Francesca, mi sembra che sia Sgro, perché il cognome non... Sì, è Francesca Sgro, perché di fatti anche il nome del coso è Sgro, che mi ha mandato questo ieri, che ho detto dovevo farlo vedere in live, ma dato che ho fatto questo video lo faccio vedere qua, che così, aspettate, me l'ha mandato ieri. E questi so già cosa ne farò, perché sono bellissimi. Allora, ve li faccio vedere. Sono dei... sono tantissimi, tantissimi ciondolini mignote. Sono tutte mignottine queste, sono tutte mignottine, una diversa dall'altra. Tipo, vedete, c'è il pinguino, c'è, come dirvi, il fiocco di neve. C'hanno tutti il gancetto per attaccare. Fiocco di neve, dopo c'è, che vi posso far vedere, l'alberello. L'alberello, dopo c'è, vediamo, ce ne sono tantissimi, il cappellino, cappellino di Natale, la l'istrice qua, il no, il canguro, l'alce, beh, insomma, questo non mi viene in mente, l'alce. Trickel, Fritzel, Trekel, le sette, le renne, una renna, penso sia una renna, Trickel, Sittel, Strangel, i sette nomi non me li ricordo, ecco, Strinkel, ecco, questa qua è una renna, e poi, ce ne sono talmente tanti, guardate, comunque ce ne sono tantissimi, e c'hanno tutti i gancetti, questo voglio metterli via anche questi, perché l'avevo tenuti fuori per farveli vedere, e siccome che hanno tutti i gancetti li userò in più maniere, due o tre li tiro fuori perché li attacco nei pacchettini regalo, tipo quando faccio la bustarella, sembra una bustarella proprio, ecco, la busta a mio nipote, la busta a mio figlio, e anche i due pacchi, i due cestini, nel bigliettino, che gli metto il bigliettino e gli attacco a ognuno uno di questi che sono carinissimi, perché ho guardato e si possono attaccare un po' dappertutto, li puoi attaccare nei bigliettini, puoi attaccare nell'albero, puoi metterli nei collane, nei bracciali, un po' dappertutto, perciò un po' li userò per mettere nei pacchetti, nelle buste, e un po' li voglio mettere via. E vi ricordate che l'anno scorso ho preso l'albero
l'albero quello in legno dove si attaccavano tutte le palline, quelle robe lì, ecco. E visto che hanno tutti i gancetti, voglio attaccarne su anche lì un po' di questi qua. Perciò so già l'uso che ne farò, ecco. Perciò anche te, grazie Francesca, l'ho già ringraziata sotto il video. E grazie Silvia, grazie, grazie, grazie a tutti. Ecco, io vi mando un bacio, se vi va come sempre mettetemi like, iscrivetevi e grazie ancora, grazie, 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 grazie. Ciao!